assistenza infermieristica al paziente affetto da anoressia nervosa. Elaborazione di un video didattico per studenti infermieri. L'anoressia nervosa, comunemente chiamata solo anoressia, è una patologia psichiatrica caratterizzata da peso corporeo significativamente basso rispetto all'età, il sesso, lo sviluppo e la salute fisica, intenso timore di ingrassare e distorsione dell'immagine corporea. Dal 2013, con la pubblicazione del DSM-5, la menorrea non è più un criterio diagnostico, poiché è inapplicabile nella popolazione maschile e nelle donne che fanno uso di contraccettivi ormonali. A seconda della natura delle condotte alimentari si distinguono due sottotipi. Il tipo 1 è l'anoressia nervosa con restrizioni alimentari, in cui la persona riduce l'apporto calorico per perdere peso e al contempo, negli ultimi 3 mesi, non si sono verificati episodi di abbuffate e condotte di eliminazione. Il tipo 2 è l'anoressia nervosa con comportamento binge-purge, in cui l'individuo, negli ultimi 3 mesi, ha messo in atto ricorrenti episodi di abbuffate e condotte di eliminazione, come il vomito autoindotto, l'uso di lassativi, di diuretici e di enteroclismi. Spesso l'anoressia nervosa di tipo 2 viene confusa con un altro disturbo dell'alimentazione, la bulimia nervosa. Entrambe sono caratterizzate dalla paura di ingrassare, dall'ostinata ricerca della magrezza e da episodi cosiddetti binge-purge. Il parametro peso ci permette però di fare diagnosi differenziale. Infatti, i pazienti affetti da anoressia nervosa tipo 2 sono sottopeso, mentre i pazienti bulimici sono normopeso o eventualmente sovrappeso. Il livello di severità si basa sull'indice di massa corporea, un parametro che mette in relazione la massa corporea di un individuo e la sua statura. Questo è considerato lieve con un indice di massa corporea tra 17 e 18,5. Moderato se tra 16 e 16,99, severo se tra 15 e 15,99 ed estremo se inferiore a 15. Nell'eziopatogenesi dell'anoressia nervosa intervengono fattori sia genetici sia ambientali. Inoltre, diverse caratteristiche individuali, familiari e socioculturali aumentano notevolmente la predisposizione a questi disturbi. Un soggetto con anamnesi familiare positiva a disturbi dell'alimentazione è più predisposto geneticamente a sviluppare lui stesso il disturbo. È stato anche dimostrato che tratti psicopatologici di personalità ossessiva, compulsiva e perfezionista possono essere ereditati. Fattori psicologico-individuali sono il perfezionismo, l'impulsività, la bassa autostima, una profonda insoddisfazione per l'immagine corporea e la solitudine. Tra i fattori di rischio socioculturali riveste un ruolo predominante il modello di bellezza sviluppatosi negli ultimi 50 anni. La pressione sociale a rispettare determinati canoni estetici, a cui siamo continuamente sottoposti attraverso mezzi di comunicazione come mass media e internet, spinge molti giovani ad adottare condotte alimentari malsane, nel tentativo di ottenere un corpo snello e asciutto come quelli ostentati da modelle e attori. Spesso eventi stressanti come lutti, traumi e conflitti familiari agiscono da fattori scatenanti e fanno precipitare una situazione che rimarrebbe altrimenti inespressa. Nel paziente anoressico, l'autostima e il valore di sé dipendono quasi esclusivamente dalle misure del proprio corpo. L'aumento di peso viene visto come un fallimento dell'autocontrollo e pertanto vissuto come inaccettabile. Al contrario, la perdita di peso è percepita come un segno di disciplina e come un obiettivo da perseguire.
La restrizione calorica, il digiuno, il vomito autoindotto, l'abuso di lassativi e l'iperattività assumono molto spesso una connotazione ossessiva, tanto che il paziente sente l'irrefrenabile bisogno di conteggiare le calorie e controllare il proprio peso ripetutamente nel corso della giornata. La necessità ossessiva di controllare tutto è anche influenzata dalla costante ricerca di perfezione a cui mira il paziente e determina l'adozione di rituali che si sviluppano intorno ai pasti e all'attività fisica. I rituali più comuni sono tagliare il cibo in piccoli pezzi, mangiare i cibi in un ordine specifico e per colori, senza che questi si mescolino tra loro nel piatto, tamponare i liquidi presenti negli alimenti con il tovagliolo, camminare o correre quotidianamente una data distanza. L'individuo svilupperà anche preferenze per prodotti ipocalorici, limitata variabilità dietetica, disagio nel mangiare in presenza di altre persone e conseguente isolamento sociale. La comorbidità psichiatrica è molto comune nell'anoressia nervosa e più di un disturbo o tratto psicopatologico possono colpire il paziente nel corso di una malattia. I più comuni sono i disturbi dell'umore, come la depressione, i disturbi di personalità, con particolare riferimento al disturbo ossessivo compulsivo, tipico dell'anoressia nervosa con restrizioni, i disturbi d'ansia, il disturbo da uso di sostanze, tipico dell'anoressia di tipo binge purge. L'anoressia nervosa è associata all'insorgenza di numerose complicanze mediche generali, che sono direttamente attribuibili alla perdita di peso e alla malnutrizione. Tali complicanze colpiscono i principali sistemi ed apparati del corpo umano, determinando segni e sintomi di allarme. Le complicanze cardiovascolari si suddividono in due macrocategorie: i cambiamenti strutturali e i cambiamenti funzionali. Generalmente, una prolungata condizione di denutrizione porta al catabolismo di massa magra, con conseguente atrofia organica e muscolare. Il cuore non è immune a questo fenomeno, infatti, a causa di una progressiva riduzione delle fibrocellule muscolari, si possono sviluppare quadri di atrofia miocardica che spesso conducono a prolasso della valvola mitrale. I cambiamenti funzionali includono la bradicardia, l'ipotensione e l'ipotensione ortostatica, la ridotta funzionalità ventricolare diastolica e una diminuita variabilità della frequenza cardiaca. Responsabili delle anomalie elettrocardiografiche sono invece le alterazioni elettrolitiche. Depressione dell'onda T e del tratto ST, inversione dell'onda T, riduzione di voltaggio, prolungamento del tratto QT, blocco atrioventricolare o aritmia ventricolare sono complicanze tipiche di pazienti con ipopotassemia o ipomagnesemia, che vanno ricercate e interpretate tramite un costante monitoraggio perché indici di prognosi infausta. A livello renale, le complicanze sono spesso legate all'abuso di lassativi e diuretici, che si riflettono prevalentemente in ipocalemia, ipomagnesemia, ipocloremia, disidratazione, alcalosi metabolica e, se il soggetto è fortemente disidratato, si riscontrano anche insufficienza renale, nefropatia ipopotassemica e calcolosi da ipercalciuria causata dall'osteoporosi. L'ipocalemia può essere causa di astenia, crampi muscolari, ridotta peristalsi intestinale ed in misura più grave di alterazioni del ritmo cardiaco. Anche la funzionalità renale è spesso compromessa, infatti la velocità di filtrazione glomerulare ridotta porta a problemi di concentrazione dell'urina, iponatremia e disidratazione. Il progressivo catabolismo muscolare colpisce anche i muscoli dell'apparato respiratorio, provocandone l'atrofia e conseguente dispnea e ridotta capacità polmonare. In situazioni di grave malnutrizione si possono verificare anche casi di pneumotorace e pneumomediastino spontanei. Pazienti disfagici o che ricorrono frequentemente a condotte di vomito autoindotto possono sviluppare polmonite ab ingestis tramite aspirazione del cibo introdotto o del materiale rimesso.
nausea, gonfiore, precoce sensazione di pienezza anche dopo piccoli passi, digestione difficoltosa e reflusso gastroesofageo sono tutti sintomi tipici della gastroparesi, ovvero un rallentato svuotamento gastrico. Questi sintomi spesso minano il tentativo di una riabilitazione nutrizionale efficace, proprio perché il paziente percepisce una forte sensazione di sazietà dovuta al fatto che il cibo assunto permane nello stomaco per svariato tempo. Anche la motilità a livello del colon è ridotta, causando stipsi e dolori addominali. In seguito a gastroparesi non trattata, si può verificare un quadro di dilatazione gastrica, che se non riconosciuta per tempo può evolvere in perforazione gastrica. La sindrome dell'arteria mesenterica superiore deriva dalla perdita di tessuto adiposo che normalmente definisce l'angolo tra l'arteria e l'aorta, a cui segue la compressione della terza porzione del duodeno da parte dell'arteria mesenterica superiore. Sintomi tipici della dilatazione gastrica e della sindrome dell'arteria mesenterica superiore sono: dolore al quadrante superiore sinistro postprandiale, sazietà precoce, nausea e vomito. Nell'anoressia nervosa di tipo 2, i ricorrenti episodi di vomito autoindotto possono determinare reflusso gastroesofageo ed esofago di Barrett o gravi lesioni ulcerative. Inoltre, a causa di una difficile coordinazione dei muscoli faringei, il paziente potrebbe presentare disfagia orofaringea. Le complicanze ematologiche sono secondarie di ipoplasia del midollo osseo, che porta ad alterazioni delle emopoiesi a carico di tutte le linee cellulari, ovvero anemia, leucopenia e trombocitopenia. A livello dermico si possono presentare fenomeni quali porpora e petecchie. L'anoressia nervosa può anche essere associata ad atrofia cerebrale con riduzione della sostanza bianca e grigia e ad encefalopatia di Wernicke, una sindrome d'esordio acuto da deficit di tiamina, caratterizzata da nistagmo, paralisi oculomotoria, atassia e stato confusionale di vario grado fino al coma. Nella popolazione femminile, la menorrea secondaria è un sintomo tipicamente osservabile già con una perdita di peso pari al 10-15% del peso normale. L'aumento di peso è infatti l'unico metodo realmente efficace per ripristinare il ciclo mestruale. Al contrario, non c'è alcuna utilità nell'utilizzo della pillola ormonale anticoncezionale, a meno che non si voglia prevenire una gravidanza. L'utilizzo della pillola e la conseguente comparsa del ciclo mestruale danno alla paziente un'illusione di normalità che, oltre a non riflettere la realtà, non la motivano ad intraprendere un adeguato percorso terapeutico. Contrariamente a quanto si possa pensare, le pazienti con anoressia, nonostante la menorrea e la riduzione della libido, possono ovulare e rimanere incinte. La gravidanza e o l'allettamento in una paziente anoressica espongono la donna ed il feto ad aborti spontanei, parto prematuro e peso alla nascita molto basso. Nelle prime fasi di malattia compare spesso osteopenia, che successivamente evolve in osteoporosi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'osteoporosi come una malattia scheletrica caratterizzata da riduzione della massa ossea e alterazioni qualitative del tessuto osseo, con conseguente rischio di deformazioni e fratture. I segni cutanei più comuni sono l'axerosi, pelle secca e squamosa dovuta a ridotta secrezione di sebo, la lanugo, presenza di peli lanuginosi a livello degli avambracci, dell'addome e della schiena, la fragilità e successiva perdita di capelli e unghie, l'ittero carotenico, diminuito catabolismo epatico del carotene, l'acne, la dermatite seborroica, la crocianosi, disturbo del microcircolo che si manifesta con estremità fredde e bluastre, le petecchie e le strie distense, ovvero le smaiature. Tutte le manifestazioni cutanee appena citate, ad eccezione delle strie distense, si risolvono o migliorano notevolmente con l'aumento di peso. I tentativi di vomito autoindotto, protratti a lungo, possono provocare alitosi, erosioni e carie dentarie,
oppure il segno di Russell, ovvero lesioni e callosità a livello del dorso della mano e delle nocche. Segni di traumi quali tagli, lividi, graffi e ossioni sono indici di comportamenti autolesivi. La sindrome da rialimentazione è una complicanza potenzialmente fatale che si verifica nel caso in cui la riabilitazione nutrizionale, orale, enterale o parenterale, di un paziente fortemente denutrito avvenga in maniera troppo veloce e aggressiva. L'iperglicemia postprandiale provoca un veloce incremento di insulina. Il glucosio e gli elettroliti si spostano all'interno dello spazio intracellulare con risultante depressione elettrolitica a livello sierico. Ne derivano ipoglicemia, ipocalemia, ipomagnesemia, iponatremia e in misura più significativa l'ipofosfatemia. Questi squilibri idroelettrolitici portano allo sviluppo di devastanti complicanze cliniche, come la debolezza muscolare, l'ilio paralitico, la paralisi, il delirio, le aritmie, l'insufficienza cardiaca e o respiratoria per incapacità contrattile diaframmatica, l'emolisi, la rabdomiolisi, le convulsioni, il coma e, in casi estremi, la morte. Le complicanze della sindrome da rialimentazione si manifestano con livelli di fosfatemia inferiori a 0,30-0,50 mmol/L. È anche importante monitorare la presenza di edemi declivi a livello pretibiale e della caviglia, poiché potrebbero anticipare la sindrome da rialimentazione. Gli edemi declivi sono diretta conseguenza della ritenzione di sodio che deriva dall'aumentato rilascio di insulina. Alla base del trattamento dell'anoressia nervosa c'è un approccio interdisciplinare, multidimensionale ed integrato che vede coinvolti diversi professionisti della salute, tra cui psichiatra, dietista, medico internista, endocrinologo, psicoterapeuta, tecnico della riabilitazione psichiatrica, fisioterapista ed infermiere. Collaborazione e comunicazione aperta sono due caratteristiche essenziali del lavoro di KIP. Tuttavia, è altrettanto importante definire figure di riferimento sia in area psichiatrica sia in area nutrizionale per ogni singolo caso. La figura del case manager è spesso ricoperta da un infermiere, coordina e ha una visione d'insieme del trattamento e delle risorse impiegate, mantiene attivi contatti con la famiglia e con eventuali centri o strutture riabilitative per garantire la corretta continuità delle cure. L'infermiere è certamente la figura professionale con cui il paziente trascorre più tempo nel corso della giornata. Si occupa di monitorare le condizioni fisiche del paziente e le oscillazioni del parametro peso, di riconoscere eventuali segni di allarme, di supervisionare l'aderenza al trattamento. Tuttavia, assume un ruolo fondamentale anche in ambito relazionale, educativo e preventivo. Quello del passo è un momento molto delicato per il paziente anoressico. Compito dell'infermiere è osservarne le condotte e assicurarsi che le prescrizioni concordate con il dietista siano rispettate. Tuttavia, molto dipende dall'atteggiamento dell'infermiere, che non deve essere mai giudicante. Obiettivo è che il paziente si senta al sicuro e che sappia di poter chiedere consigli o aiuto all'infermiere nei momenti di difficoltà. L'irrequietezza fisica e lo stimolo ad eseguire attività motorie, anche piuttosto intense, sono caratteristiche osservabili in entrambi i sottotipi di anoressia, con lo scopo di bruciare calorie. In fase acuta e nelle prime settimane della riabilitazione nutrizionale è particolarmente necessario educare il paziente a limitare l'attività fisica, ad esempio camminare a lungo e senza alcuna meta specifica. Questa non solo può essere rischiosa, ma potrebbe anche rendere vani tutti gli sforzi fatti a livello terapeutico nutrizionale. L'infermiere favorisce le relazioni interpersonali e incoraggia il paziente a mantenere i contatti con il mondo esterno, affinché sia in grado di riprendere in mano la sua vita sociale al momento più opportuno. Spesso nel percorso riabilitativo si possono organizzare laboratori ludico-educativi di gruppo, che dovrebbero però essere vissuti come un momento di piacere e di condivisione piuttosto che come una situazione di disagio sociale. L'infermiere, come organizzatore e conduttore dell'attività, dovrebbe sempre avere un confronto con il paziente ed assicurarsi che l'evento sia stato vissuto in maniera positiva.
Elementi essenziali dell'alleanza terapeutica sono il rispetto per i reciproci ruoli, l'impegno, la fiducia, l'empatia e il reale interesse nel benessere psicofisico del paziente. La compresenza di questi fattori permette che il paziente individui nell'infermiere una figura a cui poter liberamente esprimere i propri sentimenti senza che questo ne risponda in maniera giudicante. Infatti, l'infermiere deve saper accogliere non solo i bisogni fisici dei pazienti, ma anche quelli emotivo-psicologici. Deve dare supporto e aiutare ad identificare, comprendere e gestire le proprie emozioni tramite strategie di coping efficaci. La capacità infermieristica di instaurare una connessione personale, mantenendo un equilibrio con il proprio ruolo professionale, si rivela spesso essere una sfida. Il rischio, specie per gli infermieri più giovani, è che la relazione diventi di tipo amicale, andando a minare le autorità professionali in momenti in cui è particolarmente necessaria. Ulteriore ruolo fondamentale è quello educativo. Il paziente deve essere continuamente educato per ristabilire condotte alimentari sane, adeguatamente informato sul trattamento e gli obiettivi terapeutici condivisi. Tuttavia, affinché i consigli terapeutico-nutrizionali siano accettati e seguiti di buon grado dai pazienti, la conoscenza infermieristica della malattia deve essere percepita come puntuale e approfondita. L'assistenza infermieristica si rivolge non solo al paziente, ma anche alla sua famiglia, che vive la malattia come un evento inaspettato, traumatico e che rompe gli equilibri familiari. Anche il supporto psicologico e l'educazione terapeutica devono estendersi al nucleo familiare dei pazienti, che spesso sperimentano sensi di colpa o di inadeguatezza rispetto alla loro funzione educativa. In vista delle dimissioni è anche fondamentale elaborare con il paziente e i suoi familiari un piano di prevenzione delle ricadute. Le insidie che si incontrano nella vita di tutti i giorni potrebbero infatti portare nuovamente la persona alle abitudini patologiche. Questo piano mette in evidenza i fattori di rischio, i segni e sintomi di ricadute iniziali e le rispettive azioni da mettere in atto per prevenire una nuova crisi. Potenziali fattori di rischio di ricaduta sono la presenza di persistenti pensieri patologici rispetto al peso e alla forma corporea al momento della dimissione, il desiderio compulsivo di ricorrere all'attività fisica al momento della dimissione e l'incapacità di affrontare i fattori di stress psicosociali a cui siamo costantemente sottoposti nella vita di tutti i giorni. Nel piano di prevenzione delle ricadute si possono anche individuare situazioni trigger, che scatenano spesso una nuova crisi. Eventi noti sono gli episodi di malattia, anche semplicemente influenzale. Le vacanze, che talvolta conducono ad un'alimentazione non adeguatamente controllata, i trasferimenti, i commenti negativi sull'aspetto fisico, i lutti e gli eventi particolarmente stressanti. Segni e sintomi iniziali di ricaduta sono le vertigini, i pensieri negativi sulla propria persona, che da occasionali diventano sempre più ingombranti, la tendenza a ridurre le porzioni e scegliere cibi ipocalorici, fare ricorso all'attività fisica con lo scopo di bruciare le calorie introdotte con l'alimentazione, l'assenia, la perdita di peso, fare ricorso ai rituali tipici dell'anoressia nervosa durante il pasto, sentire freddo facilmente e avere difficoltà a riscaldarsi, essere distratti sempre più spesso, riprendere a conteggiare le calorie, la debolezza degli annessi cutanei e la tendenza alla solitudine e all'isolamento. A seconda del segno di allarme rilevabile e della sua gravità, si possono individuare diverse azioni preventivo-terapeutiche, come trovare una distrazione o un hobby piacevole, attenersi ad una dieta varia, diminuire il livello di attività fisica, usare un diario personale come strategia di coping, mantenere attive le relazioni amicali,
mangiare sempre in compagnia e mai da soli, condividere e discutere il proprio disagio e pensieri con una persona di cui si ha fiducia, ad esempio i genitori, gli amici, un membro dell'equipe professionale, indossare vestiti più caldi e pesanti.